Allora, mister Baiano, oggi 50 anni, una data importantissima. Qual è il suo pensiero? Che traguardo è per lei? Un traguardo importante, è normale che arrivi a 50 anni, non mi guardo mai indietro, sinceramente, però è normale che una riflessione va fatta quando arrivi a 50 anni. Ho fatto delle cose belle da calciatore, adesso spero di farlo da allenatore, perché poi, come ti ho detto prima, non guardo mai indietro, non mi piace neanche. E perciò adesso penso al futuro e spero di trovare una squadra da poter allenare. Ecco, si è parlato appunto di che non guarda mai al passato, però un pensiero adesso dobbiamo farlo. Come riassumerebbe la sua carriera da calciatore? Ma mi sono tolto tante soddisfazioni. È normale che poi uno non vuole pensare al passato, ma poi ci pensi. Ci sono state delle tappe fondamentali nella mia vita da calciatore. Una di queste, senza dubbi, è Foggia, che rimarrà scolpita nel mio cuore per sempre, perché è stata una piazza che mi ha dato la possibilità di poter farmi conoscere. E poi ho trovato delle persone, della gente che mi è stata sempre, sempre vicino, perciò non posso dimenticare. E di tutta la sua carriera, invece, se le chiedo l'istantanea più bella, il momento più bello. Ce ne sono due, ovviamente l'anno che abbiamo vinto il campionato a Foggia e poi il debutto in nazionale che è stato coronamento, no? Uno quando inizia a giocare a calcio pensa sempre di poter un giorno indossare quella maglia della nazionale che rappresenta poi il tuo paese. E io sono stato fortunato perché ho avuto questa possibilità. Gran merito a Foggia e ai miei compagni di quel periodo a Foggia, perché poi sono andato in nazionale quando io indossavo la maglia del Foggia. Il debutto è stato a Genova contro la Norvegia, abbiamo Ah, fatto ok. Sì. 1-1. È la seconda partita in casa, giocavo in casa probabilmente, giocavo in casa. È stata un'emozione ancora più grande perché poi giocare in nazionale dove te la domenica cerchi di dare soddisfazione al tuo popolo è stato per me motivo di grande orgoglio. Ecco, di quella giornata cosa ricorda? Io ricordo il pubblico che a un certo punto invocava il suo nome per farlo entrare. Infatti, dall'inizio finché non sono entrato in campo, è stato quasi una. Sono entrato probabilmente perché la gente mi voleva vedere in campo, però ripeto, giocare o non giocare già fa parte di quel gruppo della nazionale, per me era molto, molto importante. E Sacchi, credo fosse lui il commissario tecnico, cosa diceva? A un certo punto ti ha fatto entrare, l'ha fatto entrare per disperazione. Sì, perché poi la gente gli dava il mio nome e poi alla fine mi ha fatto entrare. Però non lo so se non ci stava lì a Foggia, se fosse entrato in campo. Ecco, invece abbiamo parlato dell'istantanea più bella, il gol più bello? Ma uno dei più belli sicuramente che mi piace riguardarlo perché l'ho fatto col piede non forte mio che era a sinistro, è Nel derby col Bari. stato il derby col Bari. È stato un gol che spesso faccio vedere a mio figlio perché lui siccome è un destro e non usa mai il sinistro, dice, vedi, se non ci provi, io che non ero un sinistro naturale, mi è venuto un gol, è uno dei più belli che ho fatto, mi è venuto col piede che non è mio. Se uno non ci prova, è normale che i gol di sinistro non li farei mai. Ecco, la domanda che avevo preparato è che cosa ha rappresentato Foggia nella sua carriera, però in qualche maniera lo ha spiegato ampiamente. È stato il suo. Fondamentale, Esatto. fondamentale, fondamentale, perché poi venivo da un momento non felicissimo perché poi dopo i 14 gol di Empoli, il Napoli
diede all'Avellino e lì non feci molto bene. Fu un'intuizione di Zeman, che probabilmente cercava un centravanti con le mie caratteristiche. La squadra già era forte perché poi l'anno prima è vero che aveva fatto un girone d'andata disastroso, ma poi nel girone di ritorno fece 38 punti, cioè una cavalcata da promozione. E siccome nel girone d'andata ne aveva fatto solo 14, erano troppo pochi per andare in Serie B e in Serie A. E invece poi l'anno dopo arriva io con i miei gol, con il gol di Beppe, con il gol di Rambo, ma poi per la squadra facevano tutti i gol e riuscimmo a coronare questo sogno che era la Serie A. Ecco, il ricordo di quella promozione, ha parlato di uno dei momenti più belli. Quale ricordo le è rimasto di quella sensazione? Ma guarda, è difficile quando le cose poi girano bene, perché poi a parte le prime tre che abbiamo vinto, poi sono state queste tre sconfitte consecutive dopo le tre vittorie, e poi vincemmo la settima partita, la vincemmo con Verona in casa, rigore al 90°, andai sul dischetto. Infatti feci gol sul rigore, l'arbitro fischiò la fine e lì ci fu la cavalcata. Avevamo bisogno, probabilmente una squadra molto giovane aveva bisogno di quelle tre sconfitte per capire che era un campionato molto molto difficile. Poi ogni domenica, il ricordo è ogni domenica noi giocavamo col 12° uomo. Io quando si entrava in campo sentivo il terreno tremare. Stadio Zaccheria era stracolmo, conteneva, non so, 24 e ce n'erano 30, perciò c'era gente anche attaccata ai lampioni della luce. Perciò noi tante partite abbiamo vinto perché si giocava in 12. Poi giocare allo Zaccheria non è semplice quando lo stadio è pieno, cioè la gente lì è uno stadio all'inglese. Perciò se ci sono 20.000 persone ti senti 40.000 perché ce l'hai attaccati, ti soffiano dietro. Noi si volava perché avevamo il sostegno incondizionato della nostra gente. C'è una persona alla quale si sentirebbe adesso, a distanza di anni, di dire grazie, magari per averla aiutata, aver fatto qualcosa di determinante per la sua carriera? No, senza dubbio il mister. Il Zeman. mister perché ha avuto il coraggio, sì, di puntare su di me in un momento difficile. Probabilmente mi conosceva già da prima, perché c'era già stata una sua richiesta quando io ero a Napoli, lui allenava il Parma. Mi aveva richiesto lui e poi a novembre, quando andai lì, il lunedì andai su e lui fu esonerato. E perciò probabilmente si ricordava di come giocavo, di quello che aveva bisogno lui, di un centravanti tecnico, veloce, e dopo 2 anni poi ci siamo rincontrati a Foggia e lì è stato l'uomo che mi ha insegnato tante cose, perché io ero sì bravo coi piedi, ero veloce, ma non vedevo tanto la porta, non avevo mai fatto così tanti gol e lui è stato determinante nella mia crescita come giocatore, ma soprattutto come attaccante. Di come attaccare la porta, di come smarcarmi, è stato fondamentale. Poi è normale che anche i compagni di squadra di quel Foggia lì hanno contribuito, perché se io ho fatto tanti gol, gran merito va a loro, il lavoro che facevano, che mi permettevano di arrivare lì e tirare almeno 7-8 volte in porta di niente. Ecco, io riguardo un attimo la sua carriera, Foggia, la Fiorentina, il Derby County, alla fine ha giocato con davvero tanti campioni del calcio, signori, Batistuta nella Fiorentina. Qual è quello che è più forte secondo lei? Senza dubbio ho giocato anche col dio del calcio, che è stato Diego Armando Maradona, Ah, beh, nei certo, a inizi Napoli. a Napoli. Ma lui non lo tiriamo fuori perché era un extraterrestre, non era umano. Ma ha E giocato in... a levare lui, io penso che
Ho giocato con Signori, un grande bomber, poi l'ha dimostrata la Lazio. Ho giocato con Batistuta, un altro extraterrestre, con Rui Costa, con giocatori molto, molto. Sono andato in Inghilterra, ho giocato con il capitano della nazionale croata, Timac, giocatori veramente molto forti, però penso che Batistuta sia stato. Escludiamo Maradona, ho giocato con Careca, ho giocato con Bagni a Napoli, con gli italiani, Ciro Ferrara, De Napoli, tutti i nazionali, però poi dico che Battistuta secondo me è stato quello più forte insieme a Beppe, io parlo di attaccanti, no? Perché Certo. poi se parliamo di centrocampisti, Rui Costa è stato eccezionale. E che rapporto ha avuto con Maradona? Maradona è stato il mio padrino a Napoli, perché quando io giocavo in primavera lui veniva a vedere partite, perché erano i ritiri a Soccava, non si giocava a Soccava, loro andavano nei ritiri lì, lui veniva in campo, si metteva dietro la porta, ha spinto molto perché io andassi in prima squadra, mi allenavo con loro e poi dopo andavo a giocare con la primavera. Poi l'anno dopo ho fatto un anno di prima squadra, sono stato sempre con loro, ho fatto 5 partite in prima squadra. Poi è normale che quando hai davanti Maradona, Giordano, Careca, questa gente, Carnevale che era la quarta punta, che era un nazionale italiano, giocava in nazionale Carnevale, faceva la quarta punta, a quel Certo. punto ho deciso di andare a fare esperienza altrove. Infatti sono andato a Empoli, poi sono andato a Parma, poi sono ritornato a Empoli, poi a Avellino che è stato un anno disastroso e poi finalmente Foggia che sono stati 2 anni, come ho detto prima, che mi hanno portato a farmi conoscere al grande palcoscenico del calcio. Ecco, a Poi proposito. quando sono andato via da Foggia veramente avevo squadre importanti che mi seguivano. Sì. Che c'era anche il Milan, ricordo, se non sbaglio, che poi. Ma io avevamo fatto col Milan e il Esatto. Milan poi mi appoggiò alla Fiorentina, ma poi io preferii rimanere a Firenze perché sinceramente ho sempre preferito giocare, non guardare gli altri. Perché se dovevo guardare preferivo stare a Napoli, no? Con quei campioni lì, e a fine campionato ho deciso di non andare al Milan perché volevo giocare, e rimasto lì a Firenze. Ecco, tornando adesso, al futuro, al presente, sta seguendo in questo campionato il Foggia? Sì, l'ho seguito in C, adesso in B, e spero un giorno di vederlo in Serie A. Che impressione ha avuto da questa squadra, soprattutto quella delle ultime giornate, che come sai è praticamente nuova? Sì, no, ma all'inizio ha pagato lo scotto della categoria, c'erano tanti giocatori inesperti per questo campionato che sono 2 campionati in uno, perciò molto, molto difficile. Poi una volta che si è assestato ha fatto degli alti e bassi e poi con il mercato di gennaio la squadra è stata rinforzata e adesso sta facendo delle cose importanti. E infatti l'altro giorno sentivo il direttore che ha detto che la nostra forza è stata quella di tenere l'allenatore nei momenti difficili. Penso che abbia detto la cosa giusta, nel senso che Joe Stroppa è un allenatore molto preparato. Ha avuto la difficoltà di avere in mano un gruppo che non conosceva quella categoria, la maggior parte, e perciò ha avuto delle difficoltà. La forza di una società è quando te tieni l'allenatore, anche se non ci sono i risultati, perché te ti rendi conto durante la settimana, il direttore che ha la possibilità di veder lavorare questo allenatore, ha capito che il problema non era l'allenatore, ma era il fatto che l'organico andava rinforzato. Oggi questa squadra, come
così com'è, può salvarsi o magari ambire, sognare qualcosa in più. Io penso che bisogna fare un passo alla volta perché, come dicevo prima, il campionato di Serie B è un campionato che ti dà delle illusioni e nel momento che te pensi di prendi delle batoste e poi ti ritrovi a lottare per non retrocedere. Perciò io penso che bisogna fare degli step nel campionato di Serie B, nel senso che il Foggia è partito per salvarsi. Il primo obiettivo deve essere quello della salvezza. Nel momento in cui viene raggiunto questo traguardo e ci sono delle partite da giocare, l'asticella si alza e a quel punto puoi pensare di poter arrivare a fare i playoff. Ma prima bisogna pensare alla salvezza e poi pensare ad altro. La squadra è normale che ha dato dei segnali molto importanti perché vincere a Palermo vuol dire che questa squadra ha acquisito la consapevolezza di poterci stare in questa categoria e starci bene. Però è normale che non bisogna mai alzare la testa, bisogna sempre lavorare a testa bassa finché non raggiungi il tuo obiettivo minimo. E poi dopo puoi pensare ad altro. Da bomber a bomber, le piace Matteo? Tantissimo, tantissimo. A volte mi chiedo come questo giocatore non ha giocato in Serie A tanti anni, non è un titolare in Serie A, perché ne vedo tanti altri attaccanti che giocano in Serie A e non hanno le qualità di questo giocatore. Però non ho la fortuna di conoscerlo. E perciò io mi limito a guardare le sue prestazioni e dico che è un giocatore straordinario. Ecco, tornando invece a domani, festeggia qualche giorno dopo Beppe Signori, no? Eravate una coppia da gol anche dal punto di vista dell'età. Ma quando si parla di attaccanti, per raggiungere quegli obiettivi, devi essere un amico. E la coppia o il trio, noi eravamo un trio, non eravamo una coppia perché si Concordo, certo. giocava con tre davanti e noi avevamo un bellissimo rapporto sia in campo che fuori dal campo e questo diventa tutto più semplice poi in campo perché non ci sono gelosie, non ci sono attriti e uno gioca per l'altro. Ma adesso a distanza di anni si può svelare magari un aneddoto sulla vostra amicizia, qualcosa che avete fatto insieme? Ma no, ma noi a pelle ci siamo presi subito, ci si divertiva, si lavorava tanto, perché Zeman ti faceva vedere veramente i fantasmi, però noi stavamo bene insieme, noi ci si divertiva insieme, ma anche scherzando, ridendo, ma qualsiasi cosa, E perciò questo poi si trasferiva poi sul campo e bastava veramente uno sguardo per capire uno cosa volesse fare o cosa volesse dire. E perciò diventa tutto più semplice, no? Vuoi perché noi la domenica faceva gol uno, e poi la domenica dopo faceva gol, oppure facevamo gol tutti e tre, cioè non avevamo questa gelosia, anzi, era una gioia quando l'altro faceva gol. E quando trovi degli attaccanti così, fanno bene, c'è nulla da fare. Mister, domani come festeggerà? Tranquillamente con la mia famiglia ho invitato a cena dei carissimi amici che verranno qui a casa mia, mangeremo insieme, festeggeremo questi 50 anni, io non festeggio mai il compleanno, non mi piace festeggiare i compleanni, sinceramente. Però siccome mia moglie mi ha detto che è un traguardo importante, ha organizzato tutto lei. Non amo le feste, non amo, però mi rendo conto che 50 anni sono 50 anni ed è giusto festeggiarle con gli amici e i cari, ovviamente. Ha parlato prima di suo figlio, quanti anni ha, come si chiama e se già Allora, gioca. mia figlia, cioè, ho una figlia grande di 24 anni e poi c'è un mio figlio che ha 35
13 anni. Può essere il futuro attaccante del Foggia. Io dico sempre divertiti, poi il tempo dirà. Non parlo mai di mio figlio. Io penso che in questo momento a 13 anni si deve divertire e basta. Poi quello che deve succedere, succederà. Mister, chiudo questa intervista, anzi, Bomber, chiudo questa intervista con un ultimo spazio che le concedo per salutare i tifosi del Foggia, quelli che l'hanno sostenuta in quegli anni e ancora adesso le dimostrano tanto affetto. Cosa si sentirebbe di dire? Grazie per tutto l'affetto e l'amore che mi hanno dimostrato quando io ero lì. E io mi sono sentito sempre uno di loro e ho cercato di dare più soddisfazione possibile a questa gente che mi ha dato tanto. Anche nei momenti difficili mi è stato sempre accanto, ha sempre creduto in me e io ho cercato di pagarli facendo i gol, ma i grandi sacrifici li facevano loro, perché loro non ci hanno mai abbandonati, non ci hanno mai fatti sentire da soli, anche quando si andava a Torino, a Milano, che dovevano fare ore e ore di treno, di pullman, non ci sono stati sempre vicini. E perciò dico grazie per quegli anni e spero un giorno, chissà, di venire a Foggia in un'altra veste. E di rincontrare le strade, certo.